Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a prendere la moto, andiamo a ritirarla, che già era pronta la settimana scorsa, ma il tempo non permetteva. Quindi oggi con sta giornatina andiamo a prendere la moto, almeno c'è il sole, se sta bene, caldi. C'ho l'autista personale. E niente, mo vediamo quanto è venuto il tutto, costi, quello che hanno fatto. Quindi ci vediamo appena arriviamo in officina, abbiamo fatto il tutto ragazzi, a tra poco. Salve a tutti ragazzi, siamo tornati finalmente sulla moto, appena presa. Radiatore riparato. Controllo anche la catena e tutto. 170 euro! 13 gradi fanno. E fa bello fresco fa. Fortuna che mi sono coperto bene. Mi sono messo pure il sottocasco in testa perché fa parecchio freschetto fa. Anche se c'è il sole è molto tagliente. E mi è mancata tanto raga, potete capire. Mamma mia, finalmente si ritorna in sella. E si può tornare anche a fare contenuti. Finalmente ragazzi. La moto in realtà era già pronta settimana scorsa, quindi prima della Befana diciamo. Però il problema è che non avevo modo uno di venire a prenderla, ma soprattutto il tempo era brutto perché pioveva, quindi ho preferito aspettare. Quest'altra settimana presso, che avevo visto che metteva bel tempo oggi, quindi ho preferito approfittare. Ma però tutto sommato alla fine col giacchetto sotto c'ho la felpa, una felpa che è abbastanza calda, e la maglietta. E devo dire che tutto sommato non sto bene, non sto male. Ovviamente a parte dove senti più freddo come sempre sono le mani, ma quelle c'è poco da fa. Comunque ragazzi, volevo ringraziarvi ancora una volta i nuovi iscritti per supportare il canale, perché sto vedendo che comunque anche commentate, mettete like, le visualizzazioni cominciano ad aumentare, anche gli iscritti, quindi sono contento di questa cosa, mi fa piacere. Ovviamente io come sempre ve lo ricordo, iscrivetevi al canale perché la maggior parte delle persone che guardano i miei video non è iscritta. Mettete like, lasciate un commento qualsiasi, cioè anche per darmi dei consigli, delle idee su cosa vorreste vedere, cioè qualsiasi cosa. Anche perché comunque è una cosa che la moto a me è sempre piaciuta, da quando motori in generale, da quando sono bambino mi sono sempre piaciuti. Ovviamente poi dal piacere al realizzarlo servono i soldi purtroppo raga, che questa è una cosa che è così, c'è poco da fare, quindi senza soldi. E quindi niente, mo oggi ci facciamo pure sto giretto lungo lago pure alla fine, quindi via. Buon fa freschetto.
Madonna, quanto mi mancava! Quanto mi mancava, mamma mia! Bella! Mamma mia! È sempre un'emozione, raga, c'è poco da fa. Sempre un'emozione quando salgo su sta moto. Perché poi alla fine sai che c'è? Non c'ha 1,5 miliardi di cavalli, secondo me c'ha i cavalli giusti, perché per strada, raga, tra i 100, i 110, i 120 cavalli sono stra giusti. Perché te li godi proprio. Se vai sotto, secondo me è poco, perché ad esempio anche per fare magari i viaggi, cioè con questa qua ti metti a un filo di gas proprio, 120, 130 fissi e vai tranquillo. Quindi secondo me la cavalleria giusta proprio, intorno a, tra i 100 e i 120 cavalli, insomma. Comunque intorno a quel range. Ragazzi, io per questo video vi saluto, per questo video è tutto, quindi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un like, attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati dei nuovi video che usciranno come sempre ogni sabato. E niente ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!